Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Penso che questo sia il primo che vedrete dei video in cui ho sperimentato lo zoom. Per cui ringrazio Kappalicious, anche se probabilmente non mi guarderà mai, per avermi fatto scoprire lo zoom di Filmora. Vi porto un collab tag, come mi piace chiamarlo, perché non è il solito tag che farò da solo, bensì sarà realizzato in collaborazione con Sontina F. Il tag Il tuo Natale, come avrete potuto leggere dal titolo, è stato creato da Sole di Sicilia e un po' questo e quello. Le mie follower Vincenza e Antonella, che saluto. Siccome non è la prima volta che provo a registrare, fosse che fosse la volta buona, spero che si dica così, rispondo alle domande. Cosa significa per te il Natale? Chi mi conosce sa che non sono credente, tuttavia ho dato un mio valore personale al Natale, che è quello in cui secondo me si ritrovano un po' tutti, credenti e non, ossia un'occasione per riunire persone che non vediamo da tanto tempo. Generalmente la famiglia, poi c'è chi magari lo passa con persone che non vede normalmente, chi la famiglia non ce l'ha, insomma, ognuno è a sé. Comunque io lo vedo come una sorta di fra molte virgolette, scusante per avere una reunion. Qual è stato il primo regalo che ricordi di aver ricevuto? Il primo regalo è qualcosa che mi suscita ancora ilarità, perché il famosissimo Emilio Robot, che 22 anni fa, quando mi è stato regalato, andava molto in voga tra i bambinetti, e per il quale credo di aver ricevuto una delle pochissime correzioni sui miei compitini di italiano, perché io giustamente avevo scritto Emilio con il dittongo GL, perché è così che si scrive, ma la maestra mi ha fatto un bel segno di penna rossa su quello che avevo scritto, insomma. Ed il primo che hai fatto tu? Quello che devo ancora fare. Il tuo addobbo natalizio preferito? Non ho un addobbo natalizio preferito, però, boh, ora che ci penso, forse potrei annoverare le ghirlande rosso brillante, che mi fanno molto Natale. Albero o presepe? Come ho detto prima, non sono credente, però se vogliamo considerare il presepe come un'espressione d'arte, io sono dell'idea o per bene o per nulla, quindi chi ha lo spazio per fare albero e presepe ed è credente e se la sente, è bene che faccia albero e presepe. Se il presepe deve essere una grotta microscopica, sarebbe meglio fare l'albero e vivere la fede nel proprio cuore senza aver bisogno necessariamente di fare qualcosa, basta che sia. Hai tradizioni per la vigilia di Natale e per il Natale? Trovare dove andare può essere una tradizione, perché non mi piace star qui. Chiamiamola una tradizione. Cena da passare in casa o fuori? Non ho capito se si intende la cena del 24 o del giorno stesso. Comunque, personalmente, fuori. Vacanze bianche o vacanze con la famiglia? Penso che per vacanze bianche si intenda la settimana bianca. Mi piace la neve guardata in cartolina, in video, da lontano. Quindi le vacanze bianche le lascio a chi non trasforma involontariamente le proprie gambe in due tronchi di legno, e io mi terrei eventuali vacanze con la famiglia quando ne avrò una. Adorni la casa? Ma penso che se un giorno avrò una casa mia, forse sarò più contento di adesso e mi verrà anche voglia di adornare la casa, quindi nì, perché non ho una casa. Se adorni la casa come? Domanda successiva, visto che non ho una casa. Outfit natalizio. Beh, questo maglione o felpa, cos'è, che voi non potete vedere forse benissimo, leggermente brillantinoso, ce lo vedrei bene. Però sotto invece dei jeans neri che indosso, comunque ci stanno bene, per essere un po' più elegante,
ti aggiungerei dei pantaloni o neri o comunque di altri colori che si possano abbinare bene. La tua canzone di Natale? Oddio, non ho pensato a queste domande, sto girando sul momento. Forse, non mi ricordo l'autore, comunque White Christmas ci metterei. Ed il film? Allora, sicuramente Harry Potter e la pietra filosofale, perché è il primo film dove Harry riceve per la prima volta dei regali di Natale dopo 11 anni di vita. Poi l'altro è L'incantesimo del lago. Chi ha la mia età penso che se lo ricorderà come la favola più favolosa di Natale, per l'appunto. E poi, rischiando di passare per quello che copia Melania Costantino, anch'io ci metto tutti i film Disney delle principesse, perché effettivamente è stata una cosa che mi ha ricordato involontariamente lei. A Natale l'atmosfera è magica? Non lo è a prescindere, io penso che bisogna farla diventare magica. Spero, nonostante per il momento non ci siano programmi particolari, di riuscire a compiere la mia magia anche quest'anno. Cosa chiedi a Babbo Natale? A Babbo Natale chiedo serenità, stabilità e magari che sotto l'albero mi faccia trovare l'altra metà della mia mela. Tagga chi vuoi. Allora, io taggo Betta e Bonnie, perché so che la Betta, come la chiama Bonnie, è patita del Natale, sperando che riescano a vedere questo video perché non ho idea di quando torneranno dalle loro vacanze invernali, beati voi. Poi voglio taggare la Nika, che so essere un'altra patita del Natale e cercherò di farle sapere di questo video. E infine vorrei taggare anche una mia nuova iscritta che ha riaperto da poco il suo canale, in quanto il primo le era stato cancellato ingiustamente, quindi andate a trovarla, che è la cucina di Clara Ricette Casalinghe. Volevo taggare anche i sentieri del gusto, ma so già che lo farà, quindi è inutile che ti ritaggo anch'io. Il video direi che può finire qui. Vi ricordo, se non siete iscritti, perché magari vi ha invitato Caterina, di iscrivervi al mio canale, che a me fa piacere, di attivare la campanella per non perdere i miei prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo. Intanto vi auguro buone feste. Ciao!